Differiscono ormai soltanto nei dettagli le posizioni delle parti nei negoziati di Ginevra sulla riunificazione di Cipro. Mercoledì le rispettive mappe che definiscono i confini del territorio delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota sono state consegnate agli esperti delle Nazioni Unite. La divergenza tra le due posizioni è ridotta ad appena l'1%. Baris Berçu, portavoce della delegazione turco-cipriota, il 28,2% della mappa dei greci e il 29,2% di quella proposta dai turchi sono certificati dagli esperti, dice. Queste sono le percentuali corrette proposte dalle parti. Ora entrambe queste carte sono nelle mani degli esperti delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la mappa presentata dai turco-ciprioti, che propone il 29,2%, prima di tutto è stato analizzato se rispettava i criteri base, ha detto il delegato greco-cipriota. Come capirete, restano comunque aspetti sui quali noi non siamo d'accordo e i punti sui quali abbiamo posizioni divergenti sono stati spiegati nero su bianco dal Presidente della Repubblica, ha detto. Sebbene rappresentino la minoranza della popolazione, i turco-ciprioti hanno sino ad ora controllato il 36% del territorio dell'isola. Da ormai 42 anni Cipro è divisa in due parti che ospitano le rispettive comunità separate dalla cosiddetta linea verde stabilita dalle Nazioni Unite nel 1974.